con Danny Sacchetti, team manager. Ovviamente c'è un po' di via vai qua con la moto, ovviamente è la protagonista della serata. Insomma, come siete pronti per questa stagione? Come vi è prestato ad iniziarla? Bene, innanzitutto ciao a tutti, è un piacere ritrovarsi qui a fine, cioè inizio della nuova stagione, per presentare un po' quelli che sono i nostri poi programmi, la nostra moto e quello che la squadra, il pilota e tutto quanto, anche se alla fine è una continuità di quello che è iniziato l'anno scorso e quindi è una continua crescita di quello che stiamo facendo, del progetto che è iniziato a fine 2021, quindi 2022-2023. E la stagione è andata bene, ma poteva comunque andare ancora meglio di quello che è andata, quindi siamo molto contenti e soddisfatti, complice diciamo il fatto che ho detto che poteva andare meglio, è complice appunto la problematica che abbiamo avuto a Estoril con il fatto che si è rotta una spalla in una caduta a Philip, quindi abbiamo perso 2-3 gare, abbiamo dovuto riniziare un po' quello che era stato il nostro programma di lavoro, però abbiamo sempre cresciuti, siamo sempre migliorati e abbiamo concluso la stagione con una vittoria di Top Independent a Phillip Island in gara 2, quindi direi che è andata più che bene e siamo contenti e ci lanciamo nella nuova stagione appunto con questo presupposto di continuare sulla scia di quanto fatto appunto nel finale di stagione, quindi abbiamo le motivazioni molto, molto alte, siamo molto carichi. Molto carichi, motivazioni alte, quindi le sensazioni sono buone per questo 2023? Le sensazioni sono sicuramente buone perché la squadra ha un buon feeling, è un bel gruppo, è un gruppo di amici prima che un gruppo di lavoro. Ci troviamo molto bene sia tra di noi che con il pilota c'è un rapporto stupendo. Abbiamo molta fiducia nel pilota perché io in prima persona, ma tutta la squadra, diciamo, è convinta delle potenzialità, della velocità del pilota. Sappiamo tutti che può fare bene e il nostro capitano Gianni Ramello è sempre un grande, quindi diciamo che ogni anno riusciamo a dare di più e quindi dai, siamo molto positivi come dicevo prima e abbiamo tanta voglia di iniziare questa nuova avventura nel 2023. Chiudo chiedendoti due parole su questa serata. C'è vociare, c'è la gente che continua a farsi la foto con la moto, a scambiare due parole con Philip. Una serata di gala, di presentazione, ma anche con tanti sorrisi. Sì, beh, c'è davvero tanta gente, io non me l'aspettavo così tanta, quindi siamo molto contenti. Ovviamente la moto e il pilota sono i grandi protagonisti di questa serata. La moto che sta qui è in versione già ancora non full 2023, ma diciamo che siamo molto, molto vicini. E niente, sì, vuole essere più che altro una serata per stare insieme, per riunirsi, per divertirsi insieme e niente, per fare un po' di festa che non guasta mai, ecco.